no, andiamo a chiacchierare in fondo. Beh, io sono fiorentino puro, spaccato. No, no, mi dispiace. Quindi io ringrazio loro che sono venuto ospite in questa favolosa terra, perché io, pensate, ho fatto il militare a Porto Santo Stefano e mi è sempre rimasto nel cuore. La mia zia era grossetana, e per cui io qualcosa anche da bambino ho imparato. Sì, aveva una trattoria a Firenze che si chiamava la Maremma, e io gli rubavo con gli occhi, come ha detto lei, gli rubavo quando faceva tortelli. Sono dei lenzuoli i vostri tortelli nei confronti nostri, però è tutt'altra cosa. La genuinità ancora mi si apprezza. Mi dispiace, a Firenze ancora purtroppo è nato delle botteghe che non sono botteghe, fast food, di tutto di più. Ci sono tutti, oggigiorno uno viene nero, bianco, giallo, verde, so fare il cuoco. Venga, apre qualcosa e fa da mangiare. Secondo me distrugge anche che, come persone come noi, che mettiamo la passione, mettiamo il nostro orgoglio dentro anche un piatto, anche una pappa e pomodoro, anche una fetta di pane con l'olio, ma sappiamo le nostre culture farlo. Loro arrivano e segano la carne di quella che gira 2 ore così, per me la potrebbe rimanere lì, fanno un kebab che a me, ma non è per disprezzare. Mi dispiace per questo, perché la nostra terra, la Toscana compreso tutta Italia senz'altro, ma la Toscana in particolar modo è ancora attaccata a queste cose, e a me dispiace molto. E non c'è verso di trovare persone che ancora possono applicarsi a questo mestiere. E poi è un'arte come uno fa un pittore, come qualcuno che crea qualcosa, è una creazione la nostra.